Hanno trascorso una serata in centro a Palermo i cinque giovani di Belmonte Mezzagno che sono finiti fuori strada percorrendo la strada provinciale 38 che collega il paese al capoluogo siciliano. Una strada dove in passato ci sono stati tanti incidenti, anche molto gravi. L'auto, una BMW 2000, è finita contro un albero di ulivo che ha sradicato. La corsa è finita su terrapieno e poi su altri alberi. L'auto è andata a fuoco. Erano le 4 di notte. Se non sono morti tutte e cinque, il merito è di alcuni residenti che hanno sentito il forte rumore e sono scesi a liberare i giovani rimasti nell'auto. Tra le lamiere sono rimasti uccisi Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo Laciura di 16 anni. Tre di loro sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Scartata al momento l'ipotesi che a provocare l'incidente sia stato un pirata della strada che ha intralciato il percorso della vettura. Sembra proprio che l'auto sia uscita di strada dopo aver sbandato da sola. Sono arrivati in massa i vigili del fuoco e i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno eseguito tutti i rilievi e le indagini per accertare cosa è successo e quali sono le responsabilità. Il guidatore ha 21 anni, patentato da poco e non avrebbe potuto guidare un'auto con quella cilindrata. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. Gli esami hanno accertato che Rosario Musso aveva un tasso alcolemico di 105 microgrammi per litro. Il limite è 50. Musso è risultato positivo alla cannabis. Il giovane è indagato per omicidio stradale. I militari hanno sentito i parenti per chiarire aspetti ancora poco chiari dell'ennesima tragedia sulle strade siciliane che ha tante analogie con quanto successo a Belpasso proprio una settimana fa, dove le vittime sono state 4, tutte giovanissime.